Leggiamo un comunicato stampa del sindaco di Trappeto Giuseppe Vitale e del sindaco di Balestrate Salvatore Milazzo. Con nota numero 11087 del 6 agosto 2014 è pervenuto ai comuni di Balestrate e Trappeto il decreto di approvazione dell'area Balestrate-Trappeto. Il comune di Balestrate, capofila, ha già avviato le procedure per la predisposizione del bando per l'affidamento del servizio. L'autorizzazione a procedere per l'attuazione del piano ARO rappresenta per i nostri comuni un importante obiettivo. Il progetto ARO prevede già dall'inizio del servizio la raccolta differenziata, che deve raggiungere entro il 31 dicembre 2015 il 65%. Occorrerà pertanto collaborazione da parte di tutti i cittadini per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Sarà cura di queste amministrazioni avviare un'intensa campagna di sensibilizzazione e informazione nei tempi e modi previsti dal progetto ARO. Leggiamo testualmente un comunicato stampa dell'ufficio di gabinetto del sindaco del comune di Trappeto. Al via i lavori per il mercato del contadino a Trappeto. Sono stati consegnati i lavori alla ditta vincitrice di gara d'appalto Tech Infrastrutture SRL di San Cipirrello. L'installazione del mercato del contadino, finanziato dal GAL Golfo di Castellammare, prevede l'ubicazione di postazioni destinate ad agricoltori, artigiani e per una piccola parte ad attività di ristoro e di pesca. Luogo del mercato sarà lo spiazzale presente alla fine della via Fiume, all'incrocio con la via Salvatore Russo, ed oltre alle postazioni saranno installati 6 bagni chimici, sarà impiantata luce e acqua. Il sindaco Giuseppe Vitale. Era un obiettivo prefissato in campagna elettorale e ricercati i finanziamenti ed ottenuti, abbiamo lavorato per preparare al meglio questo che è un progetto che potrà contribuire a migliorare l'economia trappetese, che è prettamente agricola. Ringraziamo l'ufficio tecnico per il proficuo lavoro compiuto. Riprende giorno 1, la terza rassegna non solo classica, è già finita la prima tranche che ha già avuto molto successo. Sì, riprendiamo dopo un momento di pausa, riprendiamo, ripeto, a questa seconda tranche della rassegna. Devo dire, per quanto riguarda la prima, sono e siamo abbastanza soddisfatti, lo vedo dai volti delle persone, dai commenti di trappetese e non. Ora riprendiamo cercando di concludere il discorso che avevamo iniziato il 19 di luglio. E stasera abbiamo veramente il piacere di avere un nostro quasi compaesano, perché è da molto tempo che è a Trappeto, che è il maestro Giovanni Genovese con la sua band, e credo che ci farà divertire, ci allieterà con le sue dolci note e brani musicali vari. E mentre domani abbiamo un quintetto di fiati, il classico, diciamo, dove farà alcuni brani di Mozart e di musica classica, e poi vanno a completare il programma alcuni brani di colonne sonore, eccetera. Domenica 3 ci sarà una serata un po' particolare, perché c'è questa cantante molto brava che è Simona Trentacoste, che farà alcuni brani italiani, tutti riarrangiati in maniera jazzistica. Il 4, cantautore italiano, è un duo che poi diventa un trio perché c'è una partecipazione di un altro chitarrista, Marcello e Fatima, che fanno cantautori italiani dintorni, stiamo parlando di Lucio Dalla, Fabrizio De André, eccetera. Il giorno 5 abbiamo il quartetto di sax. Io credo che questa è una delle peculiarità della rassegna, cioè sentire le quattro voci del sax, cioè il sax soprano, tenore, baritono e contralto, che creano un impasto sonoro abbastanza interessante e bello pure. Il mercoledì 6 abbiamo un gruppo di giovanissimi, dove il più giovane è un signore di 85 anni, che fa alcuni brani siciliani, di folk siciliano, un signore che apparteneva al gruppo dei carrettieri che hanno girato di Palermo, che hanno girato un po' tutto il mondo a portare la nostra musica siciliana folcloristica in tutto il mondo. Conclude la rassegna l'orchestra del maestro Florulli. Un'orchestra composta di 33 elementi, dove
si vanno a fare tutte le colonne sonore, che ne so, quelle di Morricone per un pugno di dollari, c'era una volta il West, a Nicola Piovani, La vita è bella, eccetera. E detto questo, finisce la rassegna, spero proprio che finisca in maniera positiva e che continui, che abbia un seguito, perché questa rassegna fatta quest'anno e finiscerà, devo dire la verità, a poca importanza. Se ha un seguito, io credo che a Trappeto si può fare qualcosa di molto carino, di interessante e di culturale, oltre alla musica anche altre manifestazioni culturali. Vice Sindaco, brevemente ci illustri qualche data più importante per il mese di agosto. Sì, allora intanto come diceva l'amico Ambrogio riprenderà la rassegna che durerà fino al 7 di agosto. Riprenderemo poi con gli spettacoli e le manifestazioni presso il lungomare e la Piazza Municipio. Inizierà giorno 9 i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta, dove ci saranno degli stand montati a lungomare, ci saranno spettacoli a lungomare, spettacoli in Piazza Municipio. Poi due manifestazioni, come ormai ben sapete, saranno realizzate presso il lungomare San Marita. Una è la Festa dei Popoli il 13 di agosto e una è il 23 la Sagra del Limone. E il 15 non dimentico lo spettacolo della band di Benedetto Amoroso in Piazza Municipio. E per concludere, una bella esposizione di cani, la prima esposizione canina a cura praticamente dell'associazione cinofila di Madonita. Qui devo ringraziare il signor Russo che non è di Trappeto, ma che si sta veramente adoperando affinché riesca una bellissima manifestazione. E ricordo appunto il 23 sera lo spettacolo musicale e concerto musicale della Camora, lo gruppo musicale della Camora presso la San Marita. Il programma non finisce ad agosto, devo dire che ci sarà a settembre il primo raduno di auto motoveicoli a cura dell'associazione Club Motori di Alcamo e infine il Trappeto European Mobility Week, una settimana europea della mobilità sostenibile. E continueremo comunque oltre l'estate, perché ci sarà la seconda festa del limone che si svolgerà a novembre, e con diversi spettacoli folcloristici e speriamo coinvolgere anche i carretti siciliani, qualcosa di caratteristico. Valentino del Proloco di Trappeto che collabora attivamente alla realizzazione dell'estate e di questa rassegna non solo classica. Allora, intanto volevo fare un ringraziamento all'assessore Cosentino, perché già da quest'inverno. Già dei primi mesi invernali, diciamo, cominciamo a lavorare sull'estate. Non è semplice organizzare un'estate, soprattutto in questi periodi di crisi che stiamo affrontando. Però l'assessore Cosentino, con grande impegno, devo dire, ce la sta mettendo tutta, cercando collaborazione. In primis siamo noi che gli diamo collaborazione e aiuto a svolgere tutte le manifestazioni, dandogli consigli, cercando di, insomma, riportare alcuni giochi tipo quelli che abbiamo fatto per Pari Pio alla luce, cioè li abbiamo rifatti rinascere a Trappeto. Un ringraziamento particolare volevo fare all'amico Ambrogio che ci ha fatto gustare un po' di arte musicale a Trappeto. Dico, ci ha fatto gustare perché questo è il primo anno, speriamo negli anni futuri di riassaggiare questa cultura musicale. Volevo ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato, tutte le altre persone che, anche se non fanno parte delle associazioni, ma collaborano attorno a noi, attorno alla Proloco, attorno al Comune e attorno a altre associazioni. Dopo di ciò, credo, spero che tutti si siano divertiti quest'estate per quel che si è potuto fare e di buone ferie, insomma, a tutti. Thank you.
Shadows è un video realizzato dal bravissimo videomaker trapetese Filippo La Scala. Il video, diretto dallo stesso e con il suo staff di 7 persone, è un video musicale di 4 minuti e 30 secondi. 4 giorni di riprese in 3 location diverse, 6 ore e mezzo di girato in totale e un centinaio di ore di post-produzione hanno fatto sì che il testo e la musica, scritti da Lei Joy Bertolano, stella nascente di 19 anni di Bolzano, siano accompagnati da un fantastico video. Vi invitiamo ad ascoltare il brano e a vedere il videoclip direttamente nel canale YouTube di Filippo La Scala oppure cliccando nel link in descrizione. Thank you.